Anzitutto voglio dare un saluto a tutte quelle che stanno ascoltando. Mi è stata fatta una domanda pertinente per due motivi. Dico la domanda: è da cristiano, da cristiane difende la propria fede, la propria cultura? Questa è la domanda. Risposta: però prima di rispondere voglio fare una distinzione. Sto parlando a non cristiani o parlo a cristiani attualmente che nel contesto che viviamo non difendono la fede? Allora, ai non cristiani dico: ho il diritto, parlo di diritto, di difendere la mia fede, la mia patria, la mia cultura, se non altro per la stessa libertà che avete voi, che hai tu, che avete tutti. Ho anch'io la libertà, ho questo diritto, ho il diritto di difendere ciò in cui credo, sempre, in ogni momento, con coraggio, con forza e aggiungo con fierezza e con amore. Ho il diritto. Io però vorrei fermarmi, se non altro per la par condicio, attenzione, la par condicio è la dignità dell'uomo civile, a qualunque religione appartenga, a qualunque cultura, a qualunque politica, la par condicio è il rispetto dell'uomo. Ma io vado oltre perché voglio puntualizzare nel contesto in cui viviamo, in cui i membri della Chiesa per buonismo non giudico la moralità. Solo Dio giudica l'interno, ma il fatto esterno lo giudico anch'io. Dio mi ha dato l'intelligenza per valutare le cose. Allora io non punto l'accento sul diritto, perché se fosse solo diritto, al diritto potrei rinunziarci, è un diritto. Punto l'accento sul dovere. E direi che la domanda la formulai diversamente. Direi così: un cristiano che non difende la sua fede è un fallito. Un fallito. Non parlo solo di diritto, al quale, ripeto, potrei anche rifiutare, lasciare diritto. Parlo di dovere. Se è il dovere di un figlio difendere il padre quando viene accusato ingiustamente, perché è una carogna di figlio, non è più figlio, devo difendere mio padre, anche se mi uccide, però no, no, no. E voglio aggiungere un'altra cosa. Sto parlando adesso a confratelli, a cristiani, a membri della Chiesa. Sto parlando a loro. Se mi appello al diritto di sangue che diventa un dovere, per me cristiano c'è qualcosa di più, perché con la morte finisce il sangue. Nella mia anima c'è il DNA del cristianesimo. La mia anima conserva il seme della divinità. Si ribella tutta la mia anima, non soltanto il mio corpo. Più che dovere è ancora un istinto, un DNA. Devo difendere la fede. Se non la difendo così, se viene uno a dirmi col coltello alla gola o rende Cristo ti ammazzo, devo dire ammazzami, ammazzami. Non ho soltanto il diritto, ho il dovere e lo faccio con fierezza, con amore. Penso che sia il messaggio più importante oggi nella crisi che vive la Chiesa, perché ripeto, e scusatemi se sono monotono, per un falso buonismo di libertà, no! È verità! Devo difendere mio padre, devo difendere mia madre. La Chiesa mi ha dato la culla del cristianesimo. E devo difendere con amore. Noi diciamo i martiri. Il martire è un testimone. Io devo essere testimone anche a costo della vita. Naturalmente darò la mia vita, sarà il martirio rosso, se ogni momento vivrò il martirio bianco, con i doveri, con l'amore all'altro, col perdono all'altro, con rispetto dell'altro, sacrificandomi per l'altro, aiutando l'altro,
perché se non faccio così, osservate i comandamenti, mai più si parla dei comandamenti, non se ne parla più, non si parla più della morte, dell'inferno, del paradiso, del giudizio. I santi sono vissuti quando nel sangue scorrevano queste verità, ora non se ne parla più. Allora, e ripeto ancora, ritornando alla domanda, non solo il diritto, ho il dovere, un dovere che scaturisce non da un comando esterno, di questo dovere, scaturisce dal mio DNA, più che il sangue, scorre nelle mie vene il sangue di Cristo. Io mi sento fiero quando posso farlo. E ripeto, scusate la monotonia, sarò un fallito di cristiano se non difendo mio padre. Ecco, questo voglio dire, fratello mio. Ascoltami, te lo dico con amore. Con amore, sono un frate, vede, sono un bambino stagionato, vede, per ricordo con questo. Ah, sai, ti faccio ridere. Sono un leone di cartone, ma corro col bastone e sono il primo alla maratona. Al di là dello scherzo, sono fiero di essere cristiano, frate, religioso, sacerdote, e se Dio mi darà la grazia di disseminarlo col sangue, sarà la mia gloria più grande, perché se verrai a uccidermi, sai, io ti bacio le mani, non perché stai facendo un bene, obiettivo, stai facendo un bene a me, e pregano per te, e sai che avrai in paradiso, come Paolo, come Stefano ha avuto Paolo. Grazie di avermi ascoltato, ti voglio bene e ti aspetto in paradiso. Amen.